L'artista esistenzialista, buonasera a tutti, da Norimberga al Galle di Milano. Il passo è davvero breve. La Juve si sta allenando al ritiro estivo a Norimberga e chiaramente deve piazzare gli esuberi, 6-7 giocatori o giù di lì, tra i quali spicca, abbiamo detto, Chiesa, Wisen e tendenzialmente Sule, per cercare poi di andare su Kumar, Adeyemi e Todibo. Se parliamo di Sule, 26 milioni di euro più 2, quindi più 2 bonus, facilmente raggiungibili, 2 un pochettino più complicati, 20% sulla futura rivendita, eccetera, eccetera, parli di 30 milioni di euro giù di lì. Io credo che la Roma potrebbe fare anche un'offerta direttamente su base fissa di 30 milioni di euro, ma già che il fatto ci sia questa famosa percentuale di rivendita che è arrivata al 20% è già qualche cosa. Wisen si era parlato di 15 milioni di euro da parte dello Stoccarda qualche giorno fa, si è arrivato a 18 milioni di euro per quanto riguarda il Burnout. Il Burnout è la società laddove c'è il dirigente portoghese Pinto, che l'aveva avuto a Roma l'anno scorso, quindi molto probabilmente Wisen e i propri agenti, sembra per me l'ultimo ora, ha consentito, credo che accetteranno di andare in Inghilterra. Chiesa, ti parlo di un'offerta sorpresa, ve lo dissi l'altra volta: se dovessero uscire due o tre elementi, una punta, mi sembra una mezza punta, e soprattutto se esce a sorpresa Kulusevski, magari direzione Napoli, poi avremo modo di vedere. C'è il forte interessamento da parte del Tottenham. Tra i 30 e i 35 milioni di euro, quindi 30-30 più bonus, e quindi fondamentalmente queste sono le cifre che girano da questo punto di vista. Quindi potrebbero entrare 30 più 30, 60 più 18, 78. Signori, non ho considerato i 5 milioni di euro in più di Chiesa, quindi parliamo fondamentalmente di 78 milioni di euro. Poi invece per quanto riguarda Kumpo-Meiers, Adeyemi e Todibo, Todibo 10 milioni di euro perché c'è un prestito con diritto obbligo di riscatto, 10 milioni di euro più 25, quindi i 10 milioni di euro sono quelli di quest'anno. Adeyemi si parla di 45 milioni di euro, vuole il Borussia Dortmund, ma fondamentalmente giunto l'ha incontrato il padre procuratore di Adeyemi, molto probabilmente Adeyemi vorrebbe venire, quindi c'è questa apertura, questa disponibilità da parte dell'esterno del Borussia Dortmund, quindi con un ingaggio da 5-6 milioni di euro, un po' i soldi che le cifre che dovrebbe avere un ingaggio annuale Chiesa. E poi Kumpo-Meiers, i famosi 60 milioni di euro dell'Atalanta, ma la Juve potrebbe provare anche con una cinquantina ad aggiungere alcuni bonus. E signori miei, se facciamo 50 e 30, 85, 10, 95, 95, chiaramente qui sono 78, ce ne mancano, diciamo, 10, 2, 12, 15 milioni di euro, che croce. Però, signori, facendo un calcolo totale, senza considerare le somme in più, 30 milioni Sulè, 18 Wisen, 30 Chiesa, non ho considerato 35, 1 De Sciglio, 9 Rugani, 7 Muaremovic, 10 Milik, 15 Arthur, non ho considerato 18, 25 McKennie, non ho considerato 30, e 7 Szczęsny. 152, signori, e ci ho messo anche i 18 eventualmente di Timothy Weah. Qui non ho messo Locatelli, attenzione, signori miei. Se facciamo Kumpo-Meiers 50 e 35 Adeyemi, 10 Todibo, e a scelta fra Raspadori, Simeone e Retegui, Raspadori 30, ma toglietelo di mezzo, secondo me è complicato da farsi. Ho uno tra Simeone e Retegui, Simeone 16, addirittura Transfermarkt mi porta 15, 8-16. Retegui ho messo 25, quindi io comunque ho aumentato le somme di quelli degli sborsi. Attenzione, però Retegui addirittura Transfermarkt parla di 16, io ci ho messo 25, signori miei. E considerando invece di 60 Galeno, 40 mi sono concesso, se la Juve prende anche Timothy Weah, signore, andiamo a finire a 170, 365 e 170, e sempre o 160 o 180, signori, siamo lì. Signori, fondamentalmente, se la campagna acquisti viene fatta in un certo modo, non ci dovrebbe essere grossi problemi con, considerando Todibo, non grossi problemi né con Adeyemi né con Kumpo-Meiers. Magari qualche problemino eventualmente per Galeno, ma da 60 si può scendere a 40-45 se magari il giocatore vuole andare via, anche considerando che un po' come è accaduto con l'Aston Villa, il Porto ha bisogno di vendere. Quindi, signori miei, da questo punto di vista, la Juve si dovrebbe addirittura a sorpresa con Adeyemi, Todibo, Kumpo-Meiers e a sorpresa Galeno se riuscisse a vendere anche Timothy Weah. Signori, ripeto, c'è cioè 360 e 180, 170, voglio dire, qui siamo
La deadline è sottile, signori, quindi ripeto, io credo che fondamentalmente da qui al 31 di luglio, che è mercoledì, il 29 è lunedì, fondamentalmente io penso ci sono buone possibilità di avere qualche certezza in più, considerando, ripeto, che Sulè è molto molto vicina alla Roma, che Wisen è molto molto vicino al burnout, che Chiesa a giorni si aspetta, dopo l'interessamento dell'Arsenal, non è andato troppo a buon fine perché è stato un mezzo ammiccamento, buona probabilità dell'interessamento del Tottenham. Signori, ripeto, io ho messo le cifre al ribasso per gli acquisti, perché se le avessi messe al rialzo saremmo andati tranquillamente giusti giusti. E quindi ripeto, seppur da qui 95 a togliere 78, ne mancano altri 15, altri 16, e tranquillamente li chiudi già con, diciamo, Muaremovic e Rugani. Quindi senza considerare scegliere gli altri. Però ripeto, signori miei, sono calcoli fatti per cifre che sicuramente neanche troppo esasperate, troppo ampie di richiesta da parte della Juve, e ribadisco, non troppo alte, mi sono abbastanza contenuto. Signori, si può fare, e quindi ribadisco, non sono cose così, come qualcuno ha detto, impossibili da farsi. La Juve comunque, ripeto, sia con Wisen, laddove magari un 18 vicino ai 20 che era interessata a prendere giù di lì. Sulè, è vero che ci sono dei bonus, però bene o male ci avviciniamo a quei 30, e Chiesa sarebbe una mano dal cielo in ottica positiva, considerato che 25, si parla addirittura di minimo 30, quindi anche lì sarebbero un po' un mezzo aiuto da parte della Roma, dall'altro un mezzo aiuto da parte del Tottenham, e sono delle buone possibilità che si possa entro il 31 arrivare ad una quadra. Perciò vi dico, da Norimberga a Galli a Milano il passo è davvero breve. Aspettiamo fiduciosi l'artista esistenzialista, e buona giornata a tutti.